Scrutare lo specchio dell'acqua con meticolosa pazienza per ore. Scopo: avvistare alcune fra le più belle e preziose creature del pianeta. Riparte la nona stagione di monitoraggio dei cetacei del Santuario Pelagos per i mammiferi marini del Mediterraneo, una speciale area protetta che si estende per circa 90.000 km quadrati tra Italia, Francia, Isola di Sardegna, Corsica e Arcipelago Toscano. Il progetto, coordinato dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, viene effettuato grazie al supporto di Corsica Sardinia Ferris, dalla Fondazione CIMA, l'Università di Pisa e l'Accademia del Leviatano. Da maggio a settembre, studenti e ricercatori adeguatamente formati per l'avvistamento e il riconoscimento dei cetacei si imbarcano ogni settimana sui traghetti operanti lungo diverse tratte. Tutte ed 8 le specie di cetacei presenti nel Mediterraneo, sottolineano dalla Fondazione CIMA, vengono regolarmente avvistate durante le traversate, dalla specie più comune come la stenella striata a specie considerate più rare come lo zifio o il globicefalo. Nel 2014 nel Santuario Pelagos è stato registrato un calo degli avvistamenti rispetto al 2013, soprattutto per le condizioni meteo avverse, ma sono state però rilevate anche specie rare da avvistare nel Mediterraneo, come le mante, associate generalmente solo ai mari tropicali.